Arriveranno dalla Regione ulteriori fondi per la costruzione delle piste ciclabili nel territorio faentino. Lo prevede la nuova legge varata dall'amministrazione Bonaccini, che destina complessivamente 10 milioni ad 11 comuni con più di 50.000 abitanti, fra cui appunto anche Faenza, e alla città metropolitana di Bologna. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove piste ciclabili, alla messa in sicurezza delle piste già esistenti e per misure di moderazione del traffico, e andranno ad integrare il progetto della Giunta Malpezzi per aumentare la sicurezza stradale nei percorsi urbani ed extraurbani a favore soprattutto di pedoni e ciclisti. In questi giorni sono infatti in fase di realizzazione nuovi attraversamenti pedonali maggiormente protetti in Viale delle Ceramiche e in Viale Tolosano. A questi 10 milioni si aggiungerà lo stanziamento di altri 8 milioni complessivi dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Una parte dei fondi sarà destinata a progetti per aumentare la sicurezza e tentare di arginare il fenomeno dei furti di biciclette, che stanno causando danni per decine di migliaia di euro a negozianti e privati cittadini. Verranno quindi premiati progetti di videosorveglianza e verrà promossa la marchiatura registrata delle biciclette. Entro il 2020 saranno 25 milioni stanziati dalla Regione per sostenere la mobilità a due ruote. Ci mettiamo oltre 25 milioni di euro per una serie di progetti che servono per nuove piste ciclabili nelle città, in particolare nei grandi centri urbani, recupero di ferrovie dismesse per farvi sopra un utilizzo a ciclabile, quindi a vie di comunicazione per l'uso della bicicletta, integrazione con le grandi vie di comunicazione ciclabili europee e internazionali, più in generale appunto mettere la bicicletta e il ciclista al centro di un progetto di mobilità sostenibile. Una legge finanziata, 25 milioni di euro entro il 2020 per nuove piste ciclabili, in particolare i collegamenti tra quelli esistenti, per la sicurezza dei ciclisti, per le zone 30 nelle città, per le velostazioni capaci di essere un punto di riferimento anche per l'intermodalità. Una legge che parte dal presupposto che la mobilità ciclistica non è solo turistica, ma è anche casa lavoro e ovviamente deve essere pienamente inserita fra le modalità di trasporto in Emilia-Romagna. Oggi siamo al 10%, la media nazionale è la metà, ma l'obiettivo è quello di raddoppiare la mobilità ciclistica in Emilia-Romagna. Con queste misure, a nostro giudizio, ci possiamo riuscire. L'obiettivo dell'amministrazione regionale è ben definito: raddoppiare la percentuale di spostamenti in bici e a piedi sul territorio e dimezzare il numero delle vittime su strada. Scadenza prefissata per il 2020. Tra le novità, anche la possibilità di costruire le piste ciclabili, anche non in adiacenza alle strade, ma su tracciati differenti. Oltre alla costruzione di nuove piste ciclabili e alla costruzione di collegamenti fra le grandi piste già esistenti, il piano a favore dell'utenza debole prevede una forte promozione delle bici pieghevoli, da affiancare all'utilizzo di mezzi pubblici. Inoltre, nelle aree urbane verranno aumentate le zone con l'obbligo di non superare la velocità di 30 km/h per i mezzi a motore. In aggiunta si spingerà per una maggiore integrazione treno-bici e per aumentare i servizi a favore dei ciclisti. L'idea è quella di recuperare le vecchie stazioni ferroviarie e le case cantoniere per realizzare strutture che offriranno servizi ai cicloturisti, dal deposito alla riparazione, al gonfiaggio gomme e al noleggio, fino al bike sharing. Il tutto mira a restituire ai nostri territori anche una maggiore appetibilità per il turismo slow.